Allora, io stasera vorrei cominciare con un filmato che lei ci ha portato. Guardate oggi che cosa sa fare questo robottino. Divertente. Siamo una società di dementi. Tutti dementi. No, no. Noi essenzialmente sviluppiamo piattaforme per supporto all'essere umano. Questo cosa vuol dire? Niente. Dementi. Il vostro lavoro che è diretto in quale direzione oggi? Nessuna direzione. Dementi. E tra i vari capolavori che si trovano ce n'è uno. È un qua di Raffaello. Eccolo. È Fornarina. Chi era la Fornarina? Una delle amanti di Raffaello, anzi forse quella più amata. In effetti il suo volto non è un volto con delle geometrie divine, classiche, è un volto che noi avremmo potuto incontrare, ma quello sguardo così profondo che colpisce in un quadro è probabilmente quello che ha colpito anche Raffaello. Ah, non ricordo più i nomi, non ricordo più i numeri, non è che avrò l'Alzheimer. Sì. Quindi... Perché succede questo? Perché? E poi c'era anche un grande mitreo, cioè un tempio dedicato al culto del Mitra. Pensate, tutto questo è ancora visibile e presente oggi. Più importante forse dei disturbi sessuali, disfunzione erettile, che hanno problemi di erezione, e quindi il dolore e quindi la impossibilità di fare sesso. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Ricoperto con ben 12.000 piastrelle. Oh, mattonelle. Oh, mattonelle. Arrivederci, ma in motocicletta, con una bionda sul sellino posteriore. Yeah!